Buongiorno a tutti carissime amiche e cari amici. Questo video messaggio per informarvi che, nonostante il bruttissimo momento che tutti siamo costretti a vivere, il dramma popolare non si ferma. Noi avevamo messo in campo numerosissime iniziative in relazione a un tema di urgente attualità che è quello della sicurezza sociale e stiamo lavorando per celebrare degnamente l'anno prossimo l'anniversario dalla nascita del nostro dramma, 75 anni dalla nascita del nostro teatro, che coincidono con i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, un poeta che, come sapete, è l'orgoglio nazionale e non solo. Dopo un primo periodo di disorientamento e in linea con quelle che sono state le direttive ministeriali e tenendo ben conto che l'obiettivo fondamentale è quello della tutela della salute e della vita di tutti, abbiamo sospeso tutte le nostre attività culturali di relazione con il pubblico. Poi successivamente ci abbiamo ripensato e abbiamo deciso di non rinunciare ai nostri progetti e ai nostri propositi, ma di cambiare solo il nostro modo di proporli e conseguentemente siamo ricorsi al web. Siamo diventati tecnologici e per questo apriremo un portale dove metteremo tutte le nostre iniziative e allora chi vorrà da casa ci potrà seguire. È un modo per stare vicini anche se lontani. Noi crediamo in questo modo di essere in linea con quelli che erano i principi che nel 1947 hanno ispirato i nostri soci fondatori quando appunto hanno fondato il dramma popolare per ridare speranza a tutti i cittadini che venivano dal drammatico periodo della Seconda Guerra Mondiale. Anche noi, in un certo senso, vogliamo rafforzare la speranza di chi, come tante persone, è costretto a un isolamento forzato. E intanto che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo voluto rinunciare alla collaborazione con il Centro Studio sulla Civiltà del Tardo Medioevo, un'istituzione molto radicata nel territorio, con la quale abbiamo programmato un'iniziativa per il 25 marzo, giorno di Dante Dì, voluto dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini per celebrare Dante Alighieri. Noi proporremo una conferenza dal titolo L'attualità di Dante tra passione politica e scelte linguistiche. Questa conferenza che potrete seguire in streaming, parteciperanno personalità importanti del mondo della cultura. Ci saranno due professori universitari, la professoressa Isabella Gagliardi, che è medievalista e fa parte del comitato scientifico del Centro Studi del Tardo Medioevo, il professor Marco Biffi, che è storico della lingua e collaboratore dell'Accademia della Crusca, e l'attore Andrea Giuntini, che reciterà brani scelti della Divina Commedia. La moderazione è affidata alla professoressa Laura Baldini, che è presidente del Centro Studi Tardo Medioevo e componente del Consiglio di Amministrazione del Dramma Popolare, nonché responsabile culturale di questo. Dunque, il giorno mercoledì 25 marzo alle ore 18 ci potete seguire in diretta. Chi vorrà potrà registrarsi al link che compare nella locandina. Arrivederci, a presto.